Maria! 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 Ma dove si andrà a finire la femmina che non so buon catala? Ogni giorno mi tocca andare in sega, non so buon catala, non canto mai una cena pronta, va remengo, come voi altri, non so, antipasto primo con contorno dolce, caffè e bicciarin. Ma mi fa diventare matto la femmina. Guarda, come conseguiamo sposare? Conseguiamo sposare? Andiamo avanti a insistere tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, che alla fine saremo sposati. Hanno passato. A me ha fatto una testa così e ora a fine goito. Beh, dai, sposemos. Insomma, prepariamo tutto, sappiamo tutto, le persone, cosa, accesa, questo e quello. Arriviamo a se presenta con tutto sto vestito bianco, una roba, ma mai vista una roba così, a fagino. Sono vestita di bianco perché, vedi, sono arrivata vergine fino al matrimonio. A se era per me, poi arrivare vergine fino ai nostri d'oro, guarda, meglio. Insomma, arriviamo su accesa del nostro paese, che è una accesa bellissima, ti arrivi dentro, ha tutta sta edera arrampicante, sto muschio, sti licheni dappertutto, ha 30 anni che non rifà la pittura, e che sei Dondino, che è il nostro prete del paese, che siccome è uno che va sempre di corsa, perché io corro sempre, e ora che è il giorno che aveva pensato bene di fare in fretta e che aveva organizzato 4 matrimoni e 2 funerali. Ma tutti insieme, fatemi a un certo punto il fa, può baciare la sposa, invece che fa sbaglio con sbasare il morto. Ma roba da matti, insomma, femmo sta cerimonia e tutto quanto, veniamo fuori da Cesa e andiamo a mangiare da Beppi Lonto, che è una trattoria qua vicino a casa mia. Arriviamo là che avevamo fatto un menù molto semplice, bollito di gallina per tutti. Cioè, a dire il vero, fortuna che quel giorno c'era Gino Stramasso in cucina. No, non c'è il cuoco Gino Stramasso c'è l'idraulico. E era andato a aggiustare perché un tubo della cucina che aveva fatto una perdita di acqua calda che era andato a finire direttamente sul Ponaro. Aveva bruciato tutte le galline vive e per quello che c'era che il menù era quel giorno, non per quello che avessimo scelto prima. Così, le galline si andavano in brodo, mia moglie si andava in aseo e il mio matrimonio si andava in mona. La fortuna che dopo ho ciappato tutti gli ospiti che ho caricato da Drio su Assinca che ho il carrettino e siamo andati Drio a strada che c'era un postesia a mangiare, l'autogrill. Così, io ho tolto un camogli e mia moglie ha tolto un camarillo e dopo siamo andati a casa a consumare sta benedetta prima notte. Insomma, arriviamo a casa, a Maria mi fa Gino, adesso ora vado a prepararmi, mi fa su tutta bea, che dopo femo quello che c'è da fare, ho detto, signore, che sia a volta buona. Andà a prepararsi che già era cosa ieri, e 10 della sera del 5 di agosto che abbiamo fatto la cosa, a venuto a fora alle 10:05 del 12 ottobre, è dì dei morti. Del novembre, anzi, scusami, è dì dei morti, te giuro. A viene fora a gavea, una vestaglia di pisso, una mudanda di pisso, una calza di pisso, aveva perfino chai di pisso. A me, vedere tutto quel pisso, a me so pisso addosso. A me, a portare pronto il soccorso per farmi controllare la prostata, ma te rendo conto, robe da matti. Dopo, a fine, ha detto, Gino, me mangio a me per organizzare il viaggio di nozze, a me piacerebbe andare in America. Anche a me mi piace l'America, perché mi piace i cowboy, sai, tutti i film con John Wayne. Ho detto, andiamo in Texas. Ho detto, sì, sì. Abbiamo organizzato un viaggio di nozze di quei last minute, che siamo stati via 2 giorni, cioè siamo andati e dopo siamo tornati in Rio praticamente. Insomma, già in aeroporto, un casino perché mi ero mai stato su un aeroporto, anche se tanti di chi negozi, di che robe, sono andato dentro su un negozio, mi piace la roba militare, e che aveva tutta la roba militare, ma ho detto che faccio, ciao, scusa, che hai un par di barre di braghe qui mimetiche? E fa, sì, ma non sono buon catale. Trento, conto. Avevo fuori, avevo perso a Maria un attimo, a un certo punto mi arriva addosso uno tutto di corsa così che fa, oh, cosa hai detto? E fa, domando scusa, ma ho perso mia moglie. Ho perso anche mia moglie, magari in do, cerchiamo di trovarle. Come ieri ha fatto sua moglie? Mia moglie è alta 1,90, ha una quarta di seno, minigone, una bella gamba lunga, ma proprio bella fa. E a sua come si è fatta? A sa stare, dimmi cerca la tua. Insomma, atterremo su sta America dopo che abbiamo già l'aereo e ho pensato di andare su uno di quei saloon, come stiamo, cioè quei bar, quei tipici dei cowboy. I gas e porte del legno, se no. Allora mi fa per spingerla, a fa un rumore, yeah! Così si gira tutti. E mi dico, guardai che faccio, oh yeah! E tutti quanti mi ha risposto, oh yeah! Amico, guardai ancora che faccio, oh yeah! E tutti quanti ancora, oh yeah! Oh yeah, sta porta! Che fa casino! Dare amico! Aspetta che lo vedo se siete qua, che film una camera fa diventare matto!